Ce li avete presente quei luoghi comuni secondo cui i russi sono follemente innamorati degli italiani, dell'Italia e della musica italiana, ma che hanno dei gusti un po' strani perché gli piacciono un sacco i cantanti che andavano di moda da noi negli anni Ottanta, che oggi qui magari non considera più tanto nessuno, come Albano, Toto Cutugno, I Ricchi e Poveri, Pupo, eccetera, eccetera, che appunto qui magari vanno solamente nei programmi Rai, mentre lassù sono delle vere e proprie superstar. Non sono dei luoghi comuni, è tutto vero, è tutto verissimo. E io, ragazzi, non potete immaginare quanto mi mangio le mani perché il 9 aprile dovevo fare il Moscow Diaries più bello di sempre. C'era il concerto di Toto Cutugno a Mosca e mannaggia, vabbè, insomma, per via del virus è stato tutto quanto annullato, ma magari lo rifaranno in un secondo momento. Però perché si è creata questa situazione? Non ve lo siete mai chiesto? E io me lo sono chiesto, e come? Sono andato a fare delle ricerche, ho chiesto alle persone, ho studiato un po' a lungo e sono venuto a capo di una storia meravigliosa che vi voglio raccontare in questo video, che è la storia d'amore fondamentalmente tra i russi e gli italiani, che dura fin dalla fine del Medioevo. È una storia d'amore, a dire il vero, abbastanza monodirezionale, cioè sono i russi che amano tantissimo noi altri, noi loro, bah, insomma, più o meno ondate nel corso della nostra storia, ma non così tanto quanto loro. È vero, sì, che quando poi gli italiani vanno all'estero generalmente suscitano simpatia, stiamo simpatici, abbiamo il cibo buono, le belle città, i bei vestiti, tutto quanto, i classici luoghi comuni, ma in Russia questa cosa, credetemi, si spinge veramente a un livello oltre, cioè in nessun altro paese del mondo ho visto un tale amore verso il nostro paese. Ed è un amore che non ha origine solamente nella musica leggera degli anni 70-80, ma credetemi, c'è veramente molto da scoprire. Quindi, prima di iniziare con la storia, doveroso ringraziamento allo sponsor di questo video, che è NordVPN. Che cos'è una VPN? Ve l'ho già spiegato, è un software che permette di dirottare l'origine della connessione internet in modo da garantire la nostra sicurezza quando navighiamo in wifi pubblici, proteggere la connessione da hacker o cose di questo tipo, e utilizzare all'estero dei servizi non disponibili in tutti i paesi, come Gmail e YouTube in Cina, WhatsApp nel Medio Oriente, la televisione italiana quando siamo all'estero, eccetera eccetera eccetera. Insomma, è un asset fondamentale per chiunque viaggi spesso. Io utilizzo NordVPN da oltre 3 anni, sono molto contento e mi ci trovo molto bene. Per questo sono felice di dirvi che grazie alla partnership con questa azienda potete avere uno sconto del 70% su un piano triennale che vi viene a costare, anziché 10 euro al mese, 3 euro al mese. E considerate che vale non solamente per voi ma per 6 dispositivi, quindi praticamente tutta la vostra famiglia. Per accedere all'offerta non dovete fare altro che cliccare il link in descrizione o nel primo commento, durante il checkout mettere il coupon Stefano Tiozzo e voilà, le juste un fè. Vi consiglio di fare un test perché anche se per ipotesi non foste soddisfatti, non vi va bene, non fa per voi, comunque sia, dopo un mese loro vi garantiscono di restituirvi quello che avete già pagato senza nessun tipo di penale o strascichi. Quindi navigate sicuri, navigate responsabili e andiamo avanti con la nostra storia d'amore. Dunque, ve lo dico subito, prima di arrivare a Toto Cutugno ci vorrà un po', perché appunto l'amore dei russi per gli italiani inizia alla fine del Medioevo. Siamo nel periodo dove la Russia sta iniziando a diventare un grande paese, Ivan III, detto poi Ivan il Grande, ha riunificato la Russia e vuole costruire il Cremlino di Mosca. Vuole, cioè, quello che c'è ancora oggi, no? Quindi le cattedrali con la fortezza, no? Prende gli architetti russi, ma non ci siamo. Non gli è niente bene. E la chiesa cade, le fortezze non vengono bene, insomma non c'è niente da fare, bisogna prendere gli architetti bravi, perché in Russia non ci sono. E dove sono gli architetti più bravi del mondo in quel momento? Chi è che sta costruendo le città più belle di tutto il mondo? Ma è ovvio, ragazzi, siamo noi che alla fine del Medioevo stavamo costruendo delle città che ancora oggi il mondo ci invidia. Ed è così che a partire da Aristotele fior avanti, tutta una serie di architetti migrarono verso la Russia per costruire gli edifici che ancora oggi sono il simbolo di quel paese. Il Cremlino di Mosca è stato costruito sia nelle sue cattedrali che nelle sue torri circostanti, insomma quelle che vedete in Piazza Rossa, da architetti italiani. Ma noi italiani non ci siamo mica limitati a costruirgli il Cremlino, gli abbiamo anche costruito la maggior parte dei palazzi più belli di San Pietroburgo, che alla fine del Medioevo non esisteva ancora, è stata fondata nel 1700 da Pietro il Grande, e negli anni successivi il capo architetto della corte imperiale russa fu Bartolomeo Rastrelli, un architetto italiano che praticamente costruì qualunque cosa a San Pietroburgo. È il palazzo invernale dove oggi c'è l'Ermitage, è il palazzo di Caterina a Zarskoe-Selo, è Peterhof, e non solo, è un monastero, un sacco di altre cose. Praticamente gli edifici principali di epoca imperiale a San Pietroburgo sono stati costruiti da una mano italiana. Quindi adesso, senza voler mancare di rispetto al popolo russo che ha comunque costruito cose bellissime, capite bene che la maggior parte delle bellezze architettoniche che sono famose, che sono il simbolo della Russia nel mondo,
le abbiamo fatte noi. E di conseguenza non stupisce che i russi abbiano da sempre guardato all'Italia come una sorta di terreno magico dove vengono fuori le cose belle a prescindere. L'epoca imperiale russa dovete tenere ben presente che è un'epoca dove gli idoli indiscussi internazionali sono i francesi. Gli zar di Russia guardano l'aristocrazia francese con grande ammirazione, cercano di adottarne tutte le abitudini, gli usi, i costumi, persino la lingua, perché si parlava francese nell'aristocrazia russa del tempo. Però quando si parla di bellezza, di architettura, si parla di Italia, anche se al tempo l'Italia, come lo conosciamo oggi, non esisteva. Ci sarebbe altro da dire sull'architettura, ma fermiamoci qua, cambiamo forma d'arte, parliamo della letteratura. In quegli anni, grazie a una nuova legge sulla stampa, nasce proprio la letteratura russa, che fino a quel momento praticamente non esisteva, e nel giro di pochissimo tempo, come voi ben sapete, ha recuperato tutto il divario con le letterature europee, perché ha dato subito al mondo una serie di scrittori e artisti veramente di livello assoluto. Pensiamo ai famosissimi Dostoevsky, Pushkin, Tolstoi, Chekhov, Gogol, eccetera eccetera. E scava nelle opere di queste persone, finisci sempre a imbatterti nell'Italia. I casi limite sono due. Dostoevsky, per esempio, non riusciva, aveva un blocco dello scrittore, non riusciva a finire quello che sarebbe diventato poi uno dei suoi romanzi più famosi, cioè L'idiota. E dov'è che l'ha finito quel romanzo? In Italia, perché finalmente durante il suo soggiorno a Firenze riuscì a trovare l'ispirazione, grazie alle sue passeggiate nel centro città, per finire la sua opera. Di conseguenza lui parlò sempre benissimo dell'Italia, ma non bene quanto Gogol. Gogol era veramente impazzito per l'Italia. In un suo libro scrisse: l'Europa deve essere visitata tutta, ma l'Italia è il posto dove andare a vivere. Una volta che hai visto l'Italia, puoi dire addio a tutti gli altri paesi, perché una volta che hai visto il cielo, non puoi più accontentarti della terra. E questa cosa ebbe poi un impatto persino nella vita politica russa, perché dopo il primo tentativo di rivoluzione fallito nel 1905, uno dei grandi intellettuali russi che stava alla base di quel primo tentativo di rivoluzione, che era Gorky, cioè quello di Gorky Park, per intenderci, venne esiliato dalla Russia. E dove andò il signor Gorky a fare il suo esilio? In Italia. E addirittura fondò in Italia una scuola di rivoluzionari con l'idea di poi esportare altrove i suoi concetti di socialismo, rivoluzione, insomma. Ed era a Napoli questo, nel Golfo di Napoli, diciamo a Capri. Ma in Russia era rimasto un altro grande rivoluzionario che tutti conosciamo molto meglio, che è Lenin, che andò a fare visita a Capri, a Gorky, per verificare che cosa stava facendo, perché non era sicuro che questo Gorky avesse poi delle intenzioni che combaciavano con le sue idee. E si vocifera, si narra, che durante una famosa partita a scacchi tenutasi tra i due a Capri, si siano gettate le basi per la rivoluzione bolscevica del 1917. Ovviamente non sarà proprio così, non è che hanno deciso tutti in una partita a scacchi, però perché rovinare una bella storia con la verità? Oltretutto quelli sono gli anni in cui l'amore dei russi verso gli italiani si manifesta in una grande operazione di soccorso che passò alla storia dopo il terremoto che distrusse Messina e Reggio Calabria nel 1908. A questo punto però la nostra storia d'amore subisce un momento di un po' di difficoltà, diciamo, perché con l'avvento del fascismo, dell'anticomunismo e soprattutto con la seconda guerra mondiale, insomma, Italia e Russia non se la vedono tanto bene. Gli italiani partecipano all'invasione dell'Unione Sovietica al fianco dei nazisti, e questa cosa logicamente non è che è stata presa poi bene. Per qualche motivo poi la propaganda ha fatto passare il messaggio che gli italiani venivano comunque trattati bene perché gli volevano bene, ma non era così, perché ovviamente un prigioniero di guerra era un prigioniero di guerra. Quando i tedeschi sfondano nell'offensiva del Don, smembrando le file degli italiani, vengono presi un sacco di prigionieri di guerra, portati a morire di stenti nel campo di concentramento di Suzdal, vicino a Mosca per gli ufficiali, e un altro vicino a Kazan per i soldati semplici, epidemie di tifo petecchiale e tutte quelle brutte vicende che fanno parte delle memorie degli italiani in Russia. Ci sono poi anche delle testimonianze positive, perché non tutti gli italiani vennero catturati, qualcuno riuscì a sfuggire con mezzi di fortuna, si appoggiavano alle fattorie dei contadini nell'attuale Ucraina, e molti raccontano che il trattamento riservato a loro era migliore rispetto a quello riservato ai tedeschi, forse perché avevano capito che noi eravamo lì perché c'avevano mandato, non eravamo proprio così contenti di essere presenti in Russia come forza invadente. Però comunque sia, quello è stato un periodo buio della storia tra i due paesi. Però questo momento buio, diciamo, dura poco, perché alla fine della seconda guerra mondiale, come tutti voi sapete, l'Italia è spaccata in due tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana. Di fatto l'Italia è uno dei paesi in Europa, diciamo dell'Europa liberata dagli alleati, che ha il Partito Comunista più forte, e questa cosa, insomma, sta molto simpatica all'Unione Sovietica, che finanzia con gran soldoni la propaganda comunista in Italia, così come gli americani finanziavano
nella Democrazia Cristiana, insomma, lo sappiamo tutti, eravamo divisi tra due fuochi. Però la simpatia dei sovietici verso gli italiani non era solamente di tipo politico per quel che riguarda il Partito Comunista, divenne molto presto anche di tipo industriale, perché nell'epoca del boom dell'automobile, dove tutti i grandi paesi motorizzavano la propria popolazione, in Italia chi c'era? C'era la Fiat, e in Russia c'era una grande fabbrica di automobili costruita dalle parti del Volga che si chiamava VAZ e che praticamente costruì tutte le Lada presenti nell'Unione Sovietica fino ancora oggi, insomma se ne vedono ancora girare oggi per strada. E chi è che diede una mano ai sovietici a costruire la loro più importante fabbrica di automobili? Siamo stati noi, è stata la Fiat, ci fu un concordato tra le industrie e praticamente siamo andati noi a esportare in Russia, in Unione Sovietica, la nostra produzione di automobili. E lo sapete come si chiama la città dove è stato messo lo stabilimento principale delle nuove macchine dell'Unione Sovietica? Togliattigrad, esattamente come Palmiro Togliatti, una città nominata in onore del segretario del Partito Comunista Italiano che era morto 2 anni prima, alla fine degli anni 50. Cioè, in Russia ancora oggi c'è una città che porta il nome di un politico italiano. Io non so se esiste in altri paesi un esempio di città dedicata a un politico di un paese straniero. È una cosa veramente, veramente eccezionale. E a questo punto siamo agli inizi degli anni 60. L'Unione Sovietica inizia la corsa allo spazio e manda il suo primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin diventa quindi un eroe nazionale, diciamo una sorta di superstar sovietica. Le superstar però in Occidente erano altre, erano gli attori, erano i cantanti, c'era Elvis Presley, in Italia c'era Modugno, erano gli anni dove iniziava il Festival di Sanremo, insomma c'era proprio un altro sistema culturale. In Unione Sovietica non c'erano questo tipo di superstar, gli eroi nazionali erano gli eroi della politica o appunto il primo uomo nello spazio, no? Succede però una cosa che spacca completamente questo sistema, che è la visita di Gina Lollobrigida in Unione Sovietica. La Lollo, che al tempo era una delle donne più belle d'Italia, un sex symbol a tutti gli effetti, grande attrice, famosissima, rimane stregata da Yuri Gagarin e addirittura chiede a Gagarin di fargli un autografo, cosa che non era mai successo, che la Lollobrigida chiedesse a un altro di fargli un autografo. E non solo, durante la conferenza stampa i due si scattano una fotografia che fa il giro dell'Unione Sovietica, perché vedere Yuri Gagarin con questa bellissima donna italiana all'improvviso riaccende questo grande amore verso l'Italia. In relazione a questo episodio, godetevi questa perla dell'Istituto Luce perché è tanta roba. Sono felice di essere venuta qui a Mosca e я благодарю всех советских кинозрителей за то тепло, с которым они меня. Il fatto che un interprete l'abbia doppiata ha molto seccato la nostra attrice. Ha deciso di recarsi di nuovo a Mosca solo quando le sarà garantito ufficialmente che tutti i russi capiscono l'italiano. Anzi, il ciociaro. Pensare che l'Italia sia stato il paese dove è esistita una roba come l'Istituto Luce, a me fa un sacco ridere, vi dico la verità. Cioè, il doppiatore dell'Istituto Luce, insomma, ogni tanto me lo sogno la notte. Insomma. Il giovane Vanilla, comunque sì. Ad ogni modo, è il momento di parlare finalmente della musica, perché è con la musica che le cose veramente sbancano completamente. Qual era la situazione della musica occidentale in Unione Sovietica? Era pessimo, ovviamente, perché tutto ciò che arrivava dall'Occidente veniva censurato. Era illegale ascoltare i gruppi americani, i Beatles, i Rolling Stones, i Led Zeppelin, no, cioè se ti beccavano ti facevano un tombino così, nella migliore delle ipotesi. Ciononostante, nel mercato nero quella musica girava, addirittura c'erano storie di gente che aveva imparato a duplicare i vinili sulle radiografie, sulle lastre per le radiografie, per cui nelle strade di Mosca c'era questo mercato nero dei vinili della musica americana che erano, insomma, mascherati da radiografie, che poi uno a casa si doveva ascoltare sotto le coperte, no, perché non poteva rischiare che il vicino di casa sentisse che il vicino ascoltava i Beatles e quindi magari avrebbe fatto la spia e ci sarebbero stati problemi. Ed è proprio qui che entra in gioco la musica leggera italiana. Ora, per arrivare ad Albano, Toto Cutugno e compagnia bella bisogna aspettare gli anni 80. Qui siamo negli anni 60. Negli anni 60 c'è un altro cantante italiano, sconosciuto ai più, che in Italia ben pochi sanno chi sia, che in Russia diventa una vera e propria divinità in terra. Stiamo parlando di Robertino Loreti. E chi è? Appunto, la stessa cosa che mi sono chiesto io. Permetto che tutta questa parte legata alla musica l'ho potuta approfondire grazie a un bellissimo documentario fatto da un italiano qualche anno fa. Si chiama Italiani Veri di Marco Raffaini. Non si trova su internet, però qui sotto in descrizione vi metto la sua email e il suo account PayPal. Se gli fate una donazione di 5 euro o più, insomma, a vostra discrezione, poi gli scrivete una mail, magari potete entrare in contatto e magari lui vi dà il link per accedere a questo documentario che, credetemi, è veramente illuminante. Ci sono un sacco di storie, aneddoti pazzeschi che ovviamente non vado a raccontare tutti qui perché il video sarebbe troppo lungo e perché appunto c'è il suo lavoro che è eccezionale, insomma mi sento in dovere di supportarlo perché mi ha dato molto. Robertino Loreti è un ragazzo che durante le Olimpiadi di Roma del 1960 ha qualcosa come 12 anni,
e canta per le strade di Roma, insomma, canta semplicemente, viene notato da un discografico danese e decide di produrre i suoi dischi e renderlo famosissimo in Scandinavia. In Danimarca, Norvegia, Finlandia, Svezia e Islanda, Robertino Loretti negli anni 60 diventa un'icona. E poi, così vuole la leggenda, perché poi come in ogni bella storia le cose si sfumano tra leggenda e realtà, al confine tra Finlandia e Unione Sovietica, due ufficiali di frontiera decidono di fare uno scambio. Quello sovietico dà delle sigarette e quello finlandese dà un vinile di Robertino Loretti. Questo è il modo, a quanto pare, in cui la musica italiana sfonda e penetra la cortina di ferro. Il disco di Robertino Loretti viene riprodotto per 10 milioni di copie. Tutta l'Unione Sovietica conosce le canzoni di Robertino Loretti. E siccome sono canzoni leggere, cantate da questa voce angelica, vengono tollerate dalla censura di sistema, per cui sfondano anche questo muro. Ma per farvi capire qual è stato veramente l'impatto di Robertino, non basta dire 10 milioni di copie, perché non si capisce bene. Dopo il primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin, è l'ora della prima donna nello spazio, Valentina Tereshkova, ve ne parlavo nel video sulla Costituzione. Questa donna, contattata dall'Agenzia Spaziale Sovietica, su in orbita gli chiedono: come stai? Come va? Ma possiamo fare qualcosa per te? E Valentina Tereshkova rispose: ma guarda, se proprio volete farmi un favore, fatemi sentire le canzoni di Robertino Loretti. E quindi, non so, con un microfono in qualche modo, le canzoni di Robertino Loretti vengono mandate nello spazio. Probabilmente, si ipotizzo, sarà anche il primo artista dell'umanità ad essere stato trasmesso al di fuori della stratosfera. È qualcosa che, se ci pensate, è eccezionale. E in questa maniera le canzoni di Robertino diventano una sorta di primo sguardo oltre la collina, oltre il muro, chiamatelo come volete, per tutta la popolazione dell'immensa Unione Sovietica. E a questo punto, però, col passare degli anni, si arriva all'inizio degli anni 80, dove ovviamente il desiderio un po' di cambiamento si faceva sempre più forte, no? E pian piano la televisione nazionale russa decide che sì, va, facciamo una accurata selezione, prendiamo gli artisti stranieri che rispettano un po' tutte le linee guida della nostra censura e facciamo sentire qualche cantante straniero. I cantanti che più di tutti sposavano questa filosofia erano i cantanti italiani, perché parlavamo di amore, parlavamo di emozioni semplici, le nostre canzoni facevano sognare, non erano canzoni impegnate, non erano canzoni politiche, di ribellione, non era il punk, non era il rock and roll. Queste canzoni, nonostante fossero mandate magari in una fascia oraria un po' strana, bucano letteralmente l'immaginario del popolo sovietico, che per la prima volta vede qualcosa trasmesso dai media di Stato arrivare dall'estero. E quali canzoni vengono trasmesse? Felicità di Albano, Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli, le canzoni di Pupo, Drupi e pochi altri. Questi artisti in breve diventano l'immagine dell'Italia in Russia, ma non solo l'immagine dell'Italia, erano un vero e proprio sogno tramutato in realtà. Quando poi, intercettando questo amore, l'Unione Sovietica decide di mandare in onda nel giugno dell'84 le repliche del Festival di Sanremo, non è che mandavano tutte le canzoni, solamente quelle che rispettavano la censura sovietica. Per esempio, negli anni successivi Ramazzotti non venne trasmesso perché aveva i jeans strappati, per intenderci. A quel punto il Festival di Sanremo, mandato in replica anche agli anni successivi, diventa un appuntamento fisso nell'Unione Sovietica, raggiunge dei dati di ascolto mai visti prima, cioè tutta l'intera popolazione sovietica che è incollata allo schermo a sognare ad occhi aperti davanti a Albano, Romina e quant'altro. E non solo, nel Festival di Sanremo i sovietici vedevano una realtà distorta, perché nelle prime file dell'Ariston erano sedute le donne in pelliccia, gli uomini eleganti, insomma l'alta società italiana del tempo, per cui loro si creavano nella testa questo immaginario, rinforzato da tutte le cose che vi ho detto prima, dell'Italia come la terra dei sogni, il posto dove tutto va bene, dove la gente è felice, dove si parla d'amore e basta. Insomma, era una bella boccata d'ossigeno per quelle persone. E con la graduale apertura dell'Unione Sovietica al mondo, quindi perestroika, glasnost, eccetera eccetera, iniziano le vere e proprie tournée di questi cantanti in Unione Sovietica, che sbancano il botteghino. Fanno qualcosa come 40-50 concerti in un mese, cioè guardatevi il documentario che vi ho detto poc'anzi, perché Pupo racconta delle sue esperienze su in Unione Sovietica che sono incredibili. Lo stesso Robertino Loretti sbanca dappertutto, dalla Georgia alla Lettonia, all'Estonia, all'Ucraina, la Cecenia, il Dagestan, il Mosca, San Pietroburgo. Lui racconta che quando è arrivato alla stazione di Leningrado, partendo da Mosca, è stato accolto da migliaia e migliaia di persone al binario che l'hanno portato, sollevandolo dall'uscita del vagone del treno fino all'uscita della stazione. E poi però la magia in qualche modo si interrompe, perché
cade l'Unione Sovietica, e con la caduta dell'Unione Sovietica anche il Festival di Sanremo, che poi insomma negli anni 90 ha perso un po' di qualità rispetto a quello che c'era prima, non riscuote più tutto questo successo. La gente in Russia inizia ad avere tutta una serie di altri problemi e in qualche modo sembra che la favola sanremese in Russia dovesse finire qua. E invece no, Sanremo in Russia ritorna in auge non come festival vero e proprio, ma come replica in versione russa. Cioè loro hanno ricreato un finto teatro Ariston con scritto Sanremo in cirillico, dove facevano delle specie di feature tra i cantanti russi e i cantanti italiani, rievocando in qualche modo i bei tempi dove la gente sognava guardando il Festival di Sanremo vero. Lasciamo indietro i pezzi di altri noi. Lo so cosa state pensando, questa è veramente l'apoteosi del trash, ma purtroppo non è finita qua, perché in questa apoteosi del trash purtroppo è stata coinvolta anche mia moglie. Ebbene sì, dovete sapere che uno dei primi video che mi ha fatto vedere Sati era un video di lei col suo gruppo del tempo che cantano Acapulco insieme ai ricchi e poveri sul palco del finto Sanremo russo. Cioè ragazzi, è una roba che se io ci penso mi esplode il cervello. E addirittura un paio d'anni fa, mi ricordo, mia moglie è stata chiamata a cantare al matrimonio di un ricco facoltoso kazako che, come insomma manifestazione di opulenza, aveva invitato al suo matrimonio una serie di star e celebrità per fargli cantare una o due canzoni. Una di queste era mia moglie, ma vennero invitati in quel matrimonio anche i ricchi e i poveri. E al tempo mia moglie mi mandò un video su Telegram che era con i ricchi e poveri, diceva ciao, 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 cosa. E qui siamo intorno alla metà degli anni 2000. Ciononostante, ancora oggi è super vivo nella popolazione locale questo grande amore verso i cantanti che negli anni 80 hanno fatto sognare un'intera nazione. Ovviamente i giovanissimi non hanno più questo legame diretto, ma tutti quelli che hanno più di 30 o 40 anni e che quindi erano vivi, diciamo, alla fine degli anni 80 e si ricordano nella loro infanzia questo evento epocale per la popolazione, sono enormemente legati a tutti questi cantanti. E questo ha portato a degli episodi storici nel rapporto tra Italia e Russia. Per esempio, Albano e Romina, dov'è che fanno la loro reunion? La fanno a Mosca, e ci sono i video della gente che gli va a dare i fiori, sono fanno la fila per dargli i fiori, lanciargli i fiori sul palco, è qualcosa di commovente. E persino Toto Cotugno, che nel Sanremo del 2013, possibile, non so se mi ricordo male, comunque venne a cantare all'Ariston con il coro dell'Armata Rossa. E io stesso, quando sono a Mosca o San Pietroburgo e prendo il taxi e il tassista scopre che sono italiano, c'è una chance che lui faccia il possibile per cercare nella stazione radio qualche canzone antica italiana. C'è poi la principale divinità italiana in Russia che ancora non vi ho menzionato e che è Adriano Celentano. Adriano Celentano in Russia è un mito che è veramente difficile da spiegare, dovreste vedere in che modo lo sguardo dei russi si accende quando parli di Celentano, quando tiri fuori quel nome. L'amore per Celentano è legato più ai suoi film che non alla sua musica, per qualche strano motivo la gente è molto più legata ai film con Ornella Muti che non a Azzurro o Il ragazzo della via Gluck. Per farvi capire vi racconto un aneddoto, una volta ero con mia moglie, c'era un fotografo che ci stava facendo delle foto, insomma un servizio per qualcosa, a un certo punto questo fotografo ha l'idea creativa del secolo. Provate un po' a indovinare che cos'è che mi ha chiesto. Mi ha chiesto: non è che potresti imitare Celentano, fare un po' così con le gambe, no? E io ho improvvisato un'imitazione a caso di Celentano, insomma, del molleggiato. Oh, questo è andato fuori di testa. Certo, sì, ti prego, meraviglioso, fallo, continua, mio Dio, dobbiamo fare una cosa solamente su questo, non su questo. E lo guardavo per dire, ma stai scherzando? E invece poi ho capito che dietro questo amore folle dei russi verso gli italiani e verso alcuni prodotti della nostra musica e del nostro cinema aveva e come i suoi motivi. E sono motivi che, se uno li guarda con attenzione, sono anche commoventi, no? Perché immaginatevi la popolazione sovietica di quegli anni che viveva una vita magari grigia, incentrata sul lavoro, lavoro, partito, propaganda, eccetera, eccetera, trovava una boccata d'ossigeno, trovava il modo di sognare grazie ai nostri cantanti e alle nostre canzoni. E questa cosa ha generato un imprinting memorabile nella memoria collettiva del paese più grande del mondo. E voi pensate forse che in questi tempi di coronavirus questa memoria gigantesca non sarebbe venuta fuori ancora una volta?
Ovviamente sì, perché quando si è sparsa la notizia che l'Italia era il paese messo peggio d'Europa, il coro dell'Armata Rossa ha diffuso un video di supporto e amore verso gli italiani cantando il Va Pensiero. Però insomma ragazzi, il Va Pensiero, cioè quella è musica seria, Giuseppe Verdi, insomma il Nabucco, stiamo parlando di insomma roba forte, no, però voi pensate che tutta l'altra musica, quella di cui abbiamo parlato fino adesso, non si sarebbe fatta sentire? Ed è così che mi è arrivato sul telefono un video che è girato su VKontakte, che è il social network equivalente a Facebook in Russia, dove diverse persone cantavano ognuno una frase o qualche parola di felicità di Albano e Romina, facendo poi un collage che è risultato nel video che vi sto facendo vedere qui alla mia sinistra. E su abbassare la luci per fare paci, ragazzi, credetemi, mi è scesa una lacrima. È una roba troppo bella, veramente fantastica, perché comunque, che vi piaccia o no, per i russi ancora oggi, per gran parte dei russi ancora oggi, l'Italia è felicità. Quella felicità cantata da Albano, un ideale di felicità con cui i sovietici sognavano negli anni 80 e prima, è uno dei tanti capitoli di questa secolare storia d'amore che unisce la Russia al nostro paese. La prossima volta che andate in Russia, pensate a quante belle cose ha dato il nostro paese, la nostra gente, a quel popolo, dall'architettura alla letteratura, alla musica, al cinema, persino alle macchine, alla politica, insomma mettiamoci in mezzo tutto quello che volete, e capirete perché ogni volta che un russo capirà che siete un italiano, vi guarderà con un sorriso che magari, avendo questa storia alle spalle, forse vi renderà un pochettino più orgogliosi di essere nati nel paese più bello del mondo. E insomma, questo è quanto, la storia d'amore al momento finisce qui, mi auguro che possa durare nei secoli dei secoli e noi ci vediamo al prossimo video. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va, come un sorriso che